Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Addicted to Games. Io sono Michele ed oggi, per festeggiare i 6500 iscritti al canale, vi ringrazio tutti, creo questa nuova rubrica dedicata ai migliori e ai peggiori giochi di varie categorie, dal mobile agli MMO, ai survival e tanto altro. Queste classifiche riguardano unicamente i titoli che sto giocando, quindi potrei creare più top e flop sullo stesso argomento a distanza di qualche mese. Ovviamente ragazzi, non mancate di commentare e scrivere anche voi quali sono i peggiori e migliori giochi che avete provato o che state attualmente giocando. Oggi iniziamo con una top 5 dedicata ai titoli mobile gratuiti. Al quinto posto abbiamo SBK 15, titolo ufficiale del campionato motociclistico SBK, che come saprete differisce dalla MotoGP per l'utilizzo di moto derivazione stradale. Abbiamo la possibilità di avviare gare veloci, gare a tempo, oppure cimentarci in un interessante campionato. Le animazioni e la grafica in generale però lasciano un po' a desiderare. Inoltre è possibile sbloccare, pagando 3 euro, la versione completa, che permette di accedere a più tracciati e ad altre moto. Un gioco che consiglio agli appassionati di moto. Al quarto posto abbiamo un pezzo di storia del retro gaming mobile, ovvero Snake 97, un remake fedelissimo all'originale. È possibile scegliere svariate cose, come ad esempio la skin del telefono, la velocità di gioco o il tipo di partita. Se volete rivivere quei bei ricordi del passato, scaricatelo, è totalmente gratuito. Al terzo posto abbiamo Dojo Slash, nel quale controlleremo un ninja e dovremo abbattere la maggior quantità possibile di nemici. Con il passare del tempo gli avversari diventeranno sempre più forti e potremo sbloccare dei potenziamenti per la nostra arma o per il nostro ninja, consigliato per una partita veloce. Al secondo posto abbiamo Slain, un altro bel giochino con una grafica old style nel quale dovremo direzionare il nostro guerriero ed abbattere il maggior numero possibile di nemici. Molto carino e molto curato, consigliato anche questo. Al primo posto, infine, abbiamo Fallout Shelter, gioco che ho già trattato sul canale e che non ha certo bisogno di presentazioni. È uno spin-off gestionale totalmente gratuito della famosa saga di Fallout. Dovremo creare e gestire il nostro Vault, difendendolo da attacchi esterni ed interni. Davvero un bel gioco da provare. Al momento è presente solo su dispositivi Apple, ma arriverà anche su Android. Bene ragazzi, questo è tutto. Cosa ne pensate? Non dimenticate di scrivere la vostra opinione nei commenti e di condividere il video ai vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!